Buongiorno, oggi è sabato 19 settembre del 2015, siamo sulla stessa onda con il mio amico Mirko Boniolo. Volevo condividere proprio Luca capitolo 15 dal versetto 1, il versetto 2, dove dice qua, lo leggo da un'altra traduzione, Parole e Vita, è scritto così: ad ascoltare Gesù venivano anche certi esattori delle tasse disonesti e altri noti peccatori. La loro presenza suscitava molte critiche da parte dei capi religiosi e dei dottori della legge ebraica, perché Gesù si univa a quella gente poco raccomandabile e non solo, ma mangiava e beveva pure con loro. Ed è vero che il messaggio di Gesù, così come è successo 2000 anni fa, succede ancora oggi, attira i peccatori e respinge i religiosi. E questo è un paradosso, perché in realtà secondo quello che alcuni vorrebbero farci credere, dovrebbe essere il contrario, mentre in realtà quando Gesù predicava, Gesù era circondato da persone, era circondato dai peccatori, era circondato. Ora, credo che nessuno possa osare pensare e quindi dire che il messaggio di Gesù era annacquato, che il messaggio di Gesù non era comprensibile per loro. In realtà, perché Gesù non diceva mai a nessuno ravvedetevi razza di vipere, Gesù non diceva a nessuno se non fate così andate all'inferno. Il suo messaggio era un messaggio di speranza, un messaggio d'amore, un messaggio di grazia. Ed è chiaro, ormai si è compreso che la grazia di Dio, quando si predica sulla grazia di Dio, questo messaggio scandalizza i religiosi, scandalizza coloro che pensano di avere il monopolio della verità. E coloro che criticano in un modo o in un altro la grazia di Dio, in un modo o in un altro, poi arrivano a comprendere che con le loro forze non ce la fanno e stanno ancora peggio di prima, stanno peggio di prima perché col giudizio col quale hanno giudicato gli altri, poi giudicano loro stessi. Gesù era amico dei pubblicani, dei peccatori, uomini, dice qua, gente poco raccomandabile. Gente che suscitava le critiche nei capi religiosi e da loro e con loro Gesù spendeva la maggior parte del suo tempo, a parte chiaramente i 12 discepoli che sappiamo che gente era e di che pasta erano fatti. L'amore di Dio è intramontabile, l'amore di Dio non lo puoi contenere, non lo puoi gestire con un messaggio né con un atteggiamento, non basta una vita per dimostrare, per esprimere l'amore di Dio. Quindi, se in realtà sei circondato da peccatori e sei circondato da gente che è, come si suole dire, poco raccomandabile, probabilmente stai facendo un grande lavoro. Se sei solo circondato da gente religiosa, vuol dire che non stai facendo un buon lavoro, perché ricordati, Gesù aveva solo problemi con i religiosi, Gesù non ha mai avuto problemi con i peccatori, mai, mai, mai. Gesù ha sempre solo avuto problemi con i religiosi. Ed a loro lui indirizzava le sue critiche più feroci, chiamandoli vipere, chiamandoli ipocriti, chiamandoli sepolcri imbiancati, con tanti appellativi, ok? Che non stiamo qui a sottolineare. Gesù in ogni caso aveva ragione. La grazia salvifica è apparsa a tutti gli uomini. E coloro che stanno accettando il messaggio della grazia di Dio sono molto di più, grazie a Dio, di coloro che lo stanno rifiutando. Dio vi benedica, buona giornata.